cosiddetto fenomeno delle privatizzazioni, in cui c'era una situazione in cui prima la Banca d'Italia era, possiamo dire, nazionalizzata tra virgolette, poi dopo con l'avvento delle privatizzazioni sono entrate nel pacchetto azionario delle diverse banche d'Italia, poi in Italia poi abbiamo un fenomeno tutto particolare, la maggior parte degli istituti di credito che erano società per azioni e quindi hanno privatizzato tutto l'assetto azionario. E quindi di conseguenza, appunto per questo ci troviamo in questa situazione in cui l'unico elemento, possiamo dire, statale all'interno della Banca d'Italia è l'INPS, ma l'INPS abbiamo visto da quell'elenco ha una quota del 5%, quindi molto modesto, il 95% in mano di istituti, tutti SPA, istituti di credito privati. Grazie ai nostri politici, quando abbiamo privatizzato le tre PIN, si sono scordati di mantenere le quote alla Banca d'Italia sbalati. Sì, però se spieghiamo una cosa che la truffa non è il fatto che sia privata o non privata, la truffa non è il fatto se la banca centrale è privata o non privata, la truffa è nel bilancio che è truffatino. Noi potremmo avere tutte le banche centrali del mondo pubbliche, ma avere lo stesso signoraggio che abbiamo adesso. Ma lo Stato prima che è dentro la banca era con le tre PIN, era la maggioranza di Aumini, potevamo trovare, dopodiché hanno venduto le tre PIN ai privati. Ok, però ribadisco, la truffa non è nella privatizzazione, o meno la truffa è nel bilancio, che è truffaldino, che crea fondi neri e quindi potrebbe pure essere pubblico la Banca d'Italia, ma se tu hai dei fondi neri che qualcuno si prende, che non siamo certo da cittadini. Tanto pubblico, magari è pubblico che fa i fondi neri. No, anche se pubblico i fondi neri vanno anche se fosse pubblico i fondi neri andrebbero sempre le banchiere internazionali, non andrebbero certo. Lei ha citato l'articolo 105 del Trattato di Maastricht, in cui la BCE è l'unica autorizzata a emettere moneta nella Comunità Europea. Questa qua è contraria al nostro articolo 1 della Costituzione, in cui la sovranità è nelle mani dello Stato. Nessun banco Stato potrebbe violare la questione di costituzionalità di questo articolo 105 del Trattato di Maastricht, che è incostituzionale al massimo. Già quella è una parola clamorosa che io personalmente sto pensando di sollevare le commissioni tributarie un domani in gruppo. No, questa è un'osservazione sì, importante. Proprio per la colpa, la commissione tributaria, per capire se il trattato di Maastricht è costituzionale, in base all'articolo 105 anni, la BCE è l'unica autorizzata a emettere moneta. Sì, questa è un'osservazione che, come lei, hanno fatto anche altri e pochi altri, perché appunto si va contro proprio l'articolo 1 della Costituzione, cioè proprio che dice, che sancisce che la sovranità appartiene al popolo. L'articolo 105 dice no, attenzione, qua emettere moneta siamo noi privati, banca BCE o banca centrale nazionale, e non voi, perché non prendiamo ordini dai governi e dalle istituzioni nazionali. Quindi dal punto di vista giuridico si potrebbe sollevare questa sorta di obiezione, e poi bisogna trovare anche il coraggio di fare. E l'ha ceduta, esatto, ha ceduto tra l'altro uno dei poteri senza dubbio più importanti, perché attualmente uno Stato ha il potere di decidere se per dire costruire 10 ospedali oppure 5, ridurre le spese alla ricerca, ha il potere di decidere se fare quelle per un altro paese, ma non ha il potere di decidere la propria politica monetaria. La nostra politica monetaria è decisa da privati. L'Africa deve stare consolidare in un attimo. Non ho capito. Se lo Stato avesse la sovranità monetaria, l'Africa è già ricostruita. Un attimo, una domanda, 5 minuti, quindi due domande, una tu e una Fabrizio. Allora. Una domanda di cui temo già di sapere la risposta. Se tutti noi italiani andassimo a ritirare i soldi in banca, cosa succederebbe? Penso che è massimo. Ci hanno sentito in diretta per il comune, italiani prestano i soldi per il signore Scrupolo. Se tutti andassero nello stesso momento a ritirare soldi in banca, la banca non mi darebbe nulla, perché rimarrebbe senza soldi. Perché? Perché se noi abbiamo tutti quanti un conto, per dire, a Monte dei Paschi di Siena, no? Tutti quanti presenti in questa sala, sto facendo pubblicità gratuita, e andiamo domani mattina a ritirare tutti i nostri risparmi sul conto, il Monte dei Paschi di Siena ci mette in coda per una serie di giorni e semplicemente non ce li può erogare, perché non esistono.
I conti sui nostri conti correnti, soldi materialmente non ci sono. Perché, appunto, ricordando il giochetto della riserva nazionale, i nostri soldi, nel momento in cui li andiamo a depositare, li prestano a chi ne ha bisogno per fare un mutuo, una rata della moto, della macchina, eccetera. Quindi c'è un continuo interscambio, però, della moneta reale fisicamente depositata da noi. Ma il grosso, diciamo, della cifra creata appunto con il giochetto della riserva nazionale, in realtà viene creata dal nulla attraverso i computer, attraverso una cifra digitata sul computer. Quindi inevitabilmente, se noi ci andiamo agli sportelli a ritirare fisicamente i nostri soldi, non ci sono. Una cosa riguardo a questo, facciamo allora due, una c'era Fabrizio e trovo che sono male dietro prima. La questione è se la Banca Europea, la Banca d'Italia è privata o pubblica. Non mi sembra un po' una questione un po' di lana caprina, nel senso che ammettendo che fosse pubblica, non è che siamo ancora tutti convinti che lo Stato sia con noi, no? Ma vai. Anche se fosse pubblica sarebbe sempre di qualcuno, non certo del popolo italiano, che credo che la sovranità ce l'abbia un po' a chiacchiere. Forse domanda di questa è una nota positiva. Forse, ma comunque poi dopo ci ricordiamo la democrazia diretta, che sarà il successivo. Comunque se fosse pubblica la Banca d'Italia, il tipo di rete che andrebbe, no? Forse qual è? Che la situazione sarebbe un po' diversa, cioè nel senso che ora come ora i redditi da signoraggio, quindi tutti i soldi che si creano, sono intascati da privati. Okay? Se invece abbiamo una sorta di banca, come dicevi tu, pubblica, ci troviamo in una situazione che quella banca però appartiene allo Stato. Ora lascia stare la differenza, però i fondi veri magari vengono tra persone truffaldine che stanno ai vertici statali, si riesce comunque, come dire, a fare in modo di intrufolare determinati conti neri oppure conti nascosti in qualche paradiso fiscale. Però senza dubbio lo Stato avrebbe la possibilità di gestire meglio la propria politica monetaria. Cioè io non credo, molti dicono che anche avere una sorta di banca pubblica potrebbe essere, come dire, potrebbe creare dei veri e propri problemi proprio di gestione anche a livello politico, perché poi si dice il partito politico che in quel momento si trova al potere potrebbe quindi gestire questo potere talmente forte e quindi magari stare al governo per anni e anni e anni. Però io direi almeno si farebbe qualche cosa. Io non voglio dire andiamo, ci ritroviamo, corriamo il rischio di andare verso una dittatura, però attenzione, ci troviamo in una situazione in cui adesso siamo debitori, siamo costretti a pagare delle tasse, metà del nostro reddito finisce nelle mani dello Stato che a sua volta deve pagare dei banchieri privati. Attraverso invece una gestione della politica monetaria, non possiamo dire in forma pubblica, naturalmente potremmo gestire anche meglio la spesa pubblica e quindi di conseguenza anche il livello delle tassazioni. Potremmo la controparte. Cioè, questo potremmo, no? Questo, quando io dico questa espressione noi potremmo, a chi ti riferisci? A noi. A Tremonti, a Berlusconi, noi cosa c'entriamo? No. In che modo noi gestiamo qualcosa? No, perché nei momenti in cui vengono applicate poi delle tasse ridotte, naturalmente abbiamo un vantaggio anche nei nostri confronti. Cioè se io pago adesso l'attuale reddito, lo Stato per quello che guadagno si prende per il 40%, magari attraverso una gestione oculata dell'emissione monetaria si prende il 20%. Quindi io ho comunque un vantaggio da questo punto di vista. E non finisce più nelle mani di privati, ma finisce appunto tra virgolette nelle casse pubbliche, quindi comunque secondo me c'è una sostanziale differenza in questo concetto. Ci potrebbe essere un reddito di cittadinanza? Anche il discorso del reddito di cittadinanza, che è stato più volte citato, è un discorso che poi a quel punto sarebbe valido.